tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Trovate tracce di sangue in via Grazia a Fano, indagano i carabinieri. Ladri in azione a Fossombrone, rubate moto per un valore di 300.000 euro. Le Fiamme Gialle sequestrano 2 tonnellate di marijuana al porto di Ancona. Atto vandalico contro la teca che contiene i plastici che raccontano la storia di Fano. Presentata la seconda edizione di Aria, l'evento dedicato agli amanti della casa. Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo con la cronaca, come di consueto. I carabinieri di Fano stanno tentando di far luce su un episodio accaduto la scorsa notte in via Grazia a Fano, dove sono state ritrovate tracce di sangue a terra. Al momento si stanno vagliando tutte le ipotesi possibili, dalla colluttazione tra persone, forse ubriache, all'aggressione. Fondamentale sarà la collaborazione dei residenti della via che potrebbero aver sentito o visto qualcosa utile alle indagini. E la banda del buco torna ad agire, questa volta a Fossombrone è stata presa di mira una nota concessionaria di moto. Vediamo tutti i particolari nel servizio. 16 moto di grossa cilindrata, diversi caschi ed abbigliamento tecnico, un ricco bottino che supera i 350.000 euro, quello fruttato ai ladri, che nella notte scorsa hanno agito nella concessionaria di moto Morelli di Fossombrone, alle porte della città, lungo la statale. Siamo distrutti, dice Filippo, uno dei titolari. È dal 2001 che siamo qui e non avevamo mai subito un furto. Hanno portato via tutto, ma mi rimane ancora il sorriso perché ci riprenderemo. La stagione estiva andrà bene, alla faccia loro. È un riso amaro però quello dei Morelli, 15 anni di attività nel campo delle moto nuove ed usate e che hanno scoperto l'accaduto soltanto stamattina all'apertura del negozio. I ladri, 2 e più, sono entrati presumibilmente dopo le 3.30 da un buco fatto nella parete di un'azienda che confeziona abbigliamento attigua alla concessionaria nella zona retrostante. Una volta dentro hanno disattivato l'allarme, forse con un disturbatore, che non è scattato ma che non era collegato né con la vigilanza né con la polizia, ma solo con i loro cellulari che non hanno squillato nel cuore della notte. Così i malviventi hanno potuto agire indisturbati e caricare su diversi mezzi le pesanti moto. Per fare questo hanno anche rubato un furgone daily della ditta. Prima di andarsene però, per non lasciare tracce del loro passaggio, hanno asportato la memoria del disco di sorveglianza collegato alle telecamere. Sul posto i carabinieri di Fossombrone e gli uomini della compagnia carabinieri di Fano, coordinati dal capitano Alfonso Falcucci, che ora indagano sull'accaduto. E la Guardia di Finanza ha sequestrato 2 tonnellate di droga nel porto di Ancona. Tutti i particolari nel servizio di Fabrizio Natichi. L'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza di Ancona hanno sequestrato in porto oltre 2 tonnellate di marijuana. La droga è stata individuata in un carico di copertura costituito da pannelli di cartongesso all'apparenza perfettamente sigillati, trasportati a bordo di un tir proveniente dall'Albania. Il sistema di analisi dei rischi sviluppato dall'agenzia, con il quale vengono selezionate le spedizioni da sottoporre a controllo, e l'intervento delle Fiamme Gialle, che nell'occasione hanno impiegato il cane antidroga Barnett, hanno consentito il ritrovamento. 3 le persone arrestate, tutte straniere, coinvolte a vario titolo nel traffico. La sostanza stupefacente, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 20 milioni di euro. Dall'inizio dell'anno sono state intercettate in porto oltre 12 tonnellate di marijuana. E le vostre segnalazioni sono preziosissime per noi, ve lo diciamo sempre, e ci consentono di avere un occhio privilegiato su tutto quello che accade in città. E in questo momento vi facciamo vedere un servizio che riguarda le teche, che riportano dei plastici della Fano del tempo che fu, purtroppo oggetto anche questo di attenzioni da parte dei vandali. Vediamo.
L'epoca romana e quella rinascimentale vanno a braccetto per Fano, ma per chi viene per la prima volta, orientarsi in questo dedalo storico e temporale non è semplice. Ora la città ha una conformazione completamente trasformata, ma come erano disposti i palazzi e i decumani dell'epoca? Due bellissimi plastici realizzati da Gianfranco Grandoni, ma ideati e progettati da Luciano De Sanctis, con il contributo del Rotary Club di Fano, campeggiano ai piedi della statua di Cesare Augusto nei giardini del Pincio, utilissimi alla loro funzione per i turisti. Ma uno, in particolare, oltre che le bellezze della città, mostra anche la scempiaggine dei vandali, essendo pieno di ogni schifezza possibile. Non credevo fosse ridotto in questa condizione. È peggiorato? Assolutamente, perché c'erano due mattoncini, due classi, dico a me, si limiteranno a quelli, certo. Questi due delinquenti che hanno messo dentro questi sassi. Invece c'è adesso, di tutto. Adesso c'è di tutto. Anche un bastone, vedo dei legni addirittura. Hanno forzato le zone di areazione che consentono al plastico dentro di avere il ricambio dell'aria, perché altrimenti ci sono dei problemi poi di umidità e via discorrere. Hanno rotto uno di quelli e da buoni vandali, perché sono veramente vandali, hanno fatto quello che vediamo oggi qui davanti. Cosa si può fare adesso? Cosa si può fare? Ora, da una parte siamo fortunati, fra virgolette, anzi direi due cose bisogna fare. La prima, essenziale, e qui è l'amministrazione comunale che deve prendere una decisione una volta per tutte, perché ormai sono anni che si va dicendo che qui c'è bisogno di un sistema di videosorveglianza. L'altro qual è? Siamo in un certo senso fortunati, perché questo plastico è stato posizionato in questa situazione, diciamo, in questo punto, ma purtroppo in maniera diciamolo errata. Deve essere ruotato di 90 gradi. Oh. Deve guardare praticamente... Per essere disposto come è disposta la città. Beh, sicuramente speriamo che qualcuno ci metta mano, perché non è un bel biglietto da visita, soprattutto per i turisti. Ed ora per gli amanti della casa, sempre al Pincio, andrà in scena a settembre la seconda edizione di Aria. Era per noi a seguire la conferenza stampa, appunto, Fabrizio Naticchi. Respira nuovi spazi, è questo lo slogan della nuova edizione di Aria, la casa consapevole. Spazi non solo fisici, ma anche di pensiero. Un invito alla cittadinanza fanese ad utilizzare alcune aree urbane, come quella del Pincio e quella di Via delle Rimembranze, che ospiteranno la manifestazione dal 15 al 17 settembre prossimi. Sì, quest'anno rilanciamo l'offerta formativa e l'offerta degli espositori si amplia notevolmente, col fatto che utilizzeremo Via delle Rimembranze avremo molti più spazi, quasi raddoppiamo. La stessa cosa per l'offerta formativa, cercheremo di avere due sale, una dedicata al pubblico e una dedicata ai professionisti. Non più un esperimento dunque, ma una realtà in continua crescita, che ha come punto saldo non solo gli spazi abitativi, ma soprattutto chi li vive. Ci piace in realtà sempre sperimentare, provare cose nuove, andare avanti, non ci fermiamo mai. Le novità sono che ci allarghiamo, abbiamo molti più spazi, e molti più spazi quindi destinati alle aziende. In più una grossa novità è quella dedicata all'area formativa. Aria vuole essere un aiuto per le persone, per i cittadini che non sono degli addetti ai lavori, a orientarsi meglio nel mondo della casa, e abbiamo anche ospiti a livello nazionale, quindi quest'anno diciamo facciamo fuoco e fiamme. Si chiama La bottiglia che comprerei ed è il premio dedicato a Paolo Angeletti, giornalista del Resto del Carlino, che appassionato di vini, scomparso nel 2015. L'associazione Pesaro Vino Cultura, che organizza il Pesaro Wine Festival, anche quest'anno ha pensato di ricordare Paolo assegnando una targa al vino più votato dai visitatori della manifestazione. Domenica 2 aprile nell'Enoteca Comunale Rossini alle 20:30 sarà assegnato il premio all'azienda che produce il vino più apprezzato tra le 50 presenti, con 400 etichette in degustazione. Ed ora parliamo del fiume più grande delle Marche, il Metauro, perché c'è il suo poeta Piero Tallevi, fanese di adozione, che ne decanta le sue bellezze. Sentiamo.
Insieme a Piero Talevi, un poeta del nostro territorio, siamo quasi pied en l'air con il nel Metauro. Perché questo luogo ti ispira così tanto? Allora, io sono molto vicino a casa mia, abito a Calcinelli, e qui vengo spesso. Quanto voglio riflettere, voglio pensare, mi metto seduto su questo prato e guardo il fiume. Alle volte, come oggi, è tranquillo, però alle volte è agitato, alle volte è... c'è poca acqua. Qui vedo addirittura l'Airone che ancora per fortuna nostra le vola libero e felice, e anche la bianca garzetta. Ecco, alle volte mi capita anche di scrivere qualche poesia qui. E non a caso sei chiamato, conosciuto come il poeta del Metauro. Appunto, questo mi fa onore e sono felicissimo. E poi ti spiegavo anche che non sono nato in questa valle, però a questa valle ho dedicato un po' la mia cultura, diciamo, la mia poesia. Cammino lungo queste valli e lungo il fiume, e ho descritto nelle varie poesie le bellezze, le priorità, le eccellenze di questo territorio. Allora, c'è una poesia di quelle, insomma, riportate nel tuo lavoro che più ti sta a cuore in questo momento? Vi leggerò questa qui, questa poesia Daphne, che un po' compendia o racconta quello che sono io e quello che sono i miei ideali. Daphne di bianco vestita è seduta su un sasso di roccia arenaria con in mano un serto d'alloro per donarlo a quell'uomo dalla chioma turchina che ogni giorno cammina da solo lungo le calli dell'amato Metauro e che ripete il suo canto. Solo tu, musa dell'aria, fai sognare cieli puliti, tramonti infuocati e gabbiani liberi. Solo tu, ninfa delle valli, ridarai a queste acque la purezza di allora. Solo tu, dea dell'amore, riporterai su questa sponda colei che rapì, ahimè, il mio cuore, o Daphne. Naturalmente lì non c'è anche l'amore. Lasciamoci con una massima che a me piace molto, che tu mi hai ripetuto più di una volta, riguardo della poesia, perché è molto bella, e forse questo rende giustizia a tutto il tuo sì, modo di pensare e di interpretare la poesia. Sì, sì. Chi vorrà conoscere o comprare il mio libro, sicuramente gli farò la dedica personale, ma una frase che ho deciso di scrivere è questa: la poesia non cerca seguaci, ma amanti. Splendide parole, ma anche splendide immagini, girate dal nostro operatore Filippo Pucci in quel del Metauro. Ma rimaniamo sempre in ambito artistico adesso e parliamo di teatro. È quasi alla fine la stagione del Teatro Apollo, curata dagli Asini Bardasci. Sentiamo cosa ne pensano loro. Allora, ci avviamo alla chiusura di questa avventura, insomma, un'avventura partita con grande entusiasmo, e come si conclude? Si conclude con la primavera, con i teatri che a volte fanno un po' difficoltà a riempirsi, ma noi ormai abbiamo un discreto pubblico che in quasi tutti gli appuntamenti ha garantito il sold out, e anche per questo ci aspettiamo in qualche modo di poter avere il massimo del pienone, ecco. Allora, uno spettacolo un po' sui generis, particolare. Sì, è Topolino, lo spettacolo del Teatro Medico Ipnotico, che è una famiglia di burattinai più che una compagnia. È molto particolare perché Patrizio Dall'Argine, che è l'anima del Teatro Medico Ipnotico, è forse uno degli ultimi burattinai in Italia, quindi da Parma viene apposta per questo progetto, è molto entusiasta e siamo contentissimi di accoglierlo, insomma. Quando si terrà? Sabato 1 aprile alle ore 21:30 e invece domenica alle ore 17. Stiamo riuscendo a portare ad avere un riscontro concreto, pratico, perché stiamo riuscendo ad avere quasi sempre sold out i nostri spettacoli, ed è una cosa che ci gratifica pienamente. Vi aspettavate questa risposta del pubblico? Francamente, inizialmente affatto, per nulla, e invece sta andando tutto al di là delle aspettative, siamo davvero felicissimi di questa cosa. Bene, con questo è tutto, chiudiamo qui questa edizione di Occhio alla Notizia, che naturalmente tornerà domani sera puntualmente alle 20:30. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata a tutti voi.